Grazie dell'invito. Dalla conferenza precedente, per chi c'era, è emerso un problema, il problema di ridefinire in forme nuove la questione del rapporto tra comunità e territorio. Abbiamo visto le tante ragioni, sono state sottolineate le tante ragioni per le quali il concetto di comunità ha bisogno di essere rivisitato con tipi di nuclei concettuali di tipo nuovo, proprio per la sua mancata aderenza al concetto di territorio fisicamente determinato. Se poi prendiamo in esame le nuove forme della spazialità che si stanno costruendo in seguito all'irruzione degli spazi non fisici, degli spazi immateriali e alle comunità che all'interno di questi spazi agiscono, creando nuove forme di coesione sociale, il discorso si complica ulteriormente. Io appunto cercherò di occuparmi di questo versante del problema, un versante che interessa molto ad esempio il mondo giovanile, che sta sperimentando nuove forme di comunicazione, di coesione sociale attraverso le reti. Allora, il primo problema, io ho preparato diverse slide ma alcune ne scorrerò molto rapidamente. Il primo problema riguarda il rapporto tra le tecnologie del corpo e le tecnologie della mente. Noi sappiamo benissimo qual è stato l'azione, l'incidenza, l'efficacia delle tecnologie del corpo, a che cosa ci sono servite. Invece sono relativamente poche le tecnologie della mente sviluppate finora che hanno riguardato soprattutto le attività della memoria e quelle della comunicazione. E diciamo il concetto di tecnologie della mente sta producendo sempre più una rivisitazione del concetto di intelligenza basato sull'idea di intelligenza connettiva. Da questo punto di vista c'è una idea che è stata avanzata qualche tempo fa in un libro dal titolo Ripensare il mondo da Holt, che si pone l'esigenza di incasellare in maniera corretta il posto del computer all'interno delle tecnologie e in particolare delle tecnologie della mente. La premessa da cui parte questo autore è questa: ogni macchina costruita dall'uomo razionalizza e o riduce alcuni suoi sforzi. I computer razionalizzano e o riducono gli sforzi che l'uomo compie nel fare attività organizzate di qualunque tipo. Quindi, questa citazione è interessante perché mentre generalmente il concetto di computer è collegato all'idea di calcolo, Holt invece propone un diverso tipo di connessione, cioè la connessione tra il concetto di computer e il concetto di organizzazione. E organizzazione basata sull'idea di sincronizzazione che si coniuga con il calcolo. Quindi il computer, la funzione fondamentale del computer è quello di facilitare e di razionalizzare le attività organizzate che l'uomo compie. È l'organizzazione il posto adeguato del computer all'interno delle tecnologie della mente. Per cui, insiste Holt, se vogliamo mettere i computer al loro posto in uno schema tecnicamente sviluppato di scopi correlati all'uomo e porsi in una prospettiva che consenta di suggerire incrementi piuttosto che diminuzioni della loro utilità, dobbiamo dunque partire dall'idea che essi rappresentino il più grande ampliamento della portata e della sofisticazione delle attività organizzate. E l'organizzazione intesa in questo senso va intesa come sincronizzazione delle attività nello spazio e nel tempo, anche se non in uno spazio fisicamente inteso. Per cui da questo punto di vista il compito che ci si impone è quello di stabilire una differenza tra due modalità di intelligenza collettiva, e cioè l'intelligenza multipla e l'intelligenza connettiva. Questo è un problema anche rilevante dal punto di vista sociale, perché noi sappiamo benissimo come siano in crisi i grandi soggetti collettivi, i partiti, le
le organizzazioni sindacali, diciamo anche i soggetti collettivi legati a specifiche attività culturali. E questa, diciamo, crisi è dovuta proprio alla difficoltà di mantenere viva e di alimentare un'idea di identità intesa come possesso di proprietà o di caratteristiche, di tratti distintivi comuni da tutti i membri di questo tipo di soggetto collettivo. Cioè, fino a poco tempo fa, se ci si chiedeva quali erano gli elementi di riconoscimento di chi apparteneva a un partito, a un sindacato, a una chiesa e via dicendo, era abbastanza semplice individuare alcuni tratti distintivi che venivano considerati possesso comune di tutti gli aderenti a quel tipo di soggetto. Oggi le cose sono molto più complesse e il concetto di intelligenza multipla si coniuga con il concetto di connessione piuttosto che con quello di collettività. Qual è la differenza fondamentale? Intanto abbiamo il riconoscimento di diversi tipi di intelligenza. L'intelligenza logica, l'intelligenza linguistica, ma anche quella spaziale, corporea, interpersonale, intrapersonale e naturalistica. E un autore che si è molto battuto per il riconoscimento della pluralità delle intelligenze come Gardner, a proposito del futuro, degli scenari futuri che ci si delineano, evidenzia l'esigenza di articolare l'intelligenza in cinque grandi gruppi. C'è la mente disciplinata, la mente sintetizzatrice, la mente creativa, la mente rispettosa, sociale, empatica e la mente etica. E Gardner mette appunto in rilievo il fatto che il manager del futuro, l'organizzatore del futuro, dovrà in qualche modo attingere da tutti questi diversi tipi di mente e di intelligenza. Ma ritornando al problema della connessione, mentre, diciamo, l'intersoggettività comunemente intesa era basata sulla omogeneità di fondo, di premesse, valori e obiettivi, per cui, ripeto, si faceva parte di un insieme, definito proprio secondo la nozione tradizionale di insieme, un insieme caratterizzato innanzitutto dal riferimento a una proprietà comune che viene riconosciuta come tale da tutti i componenti dell'insieme medesimo. L'intelligenza connettiva è basata sul concetto fondato e presentato da Wittgenstein di somiglianze di famiglia, somiglianze a due, per cui vedete l'approccio A può somigliare all'approccio B per un certo aspetto di coincidenza tra i due, ma l'approccio B somiglia all'approccio C lo stesso per un aspetto di somiglianza a due, ma come vedete tra l'approccio A e l'approccio C non ci sono più elementi di comunità. Per cui noi abbiamo un concetto di identità che si costruisce attraverso una continuità dinamica e non statica, di tipo processuale, una continuità basata come le famiglie, in cui il figlio può assomigliare al padre per certi tratti e il padre al suo padre, quindi al nonno del figlio, per altri tratti. Quindi c'è un concetto di somiglianza che però non presuppone il possesso di proprietà comune. Ecco, l'intelligenza connettiva è sostanzialmente un'intelligenza patchwork, cioè un'intelligenza in cui si costruiscono catene di somiglianza che stabiliscono una continuità dinamica che però non presuppone il possesso di proprietà comune. Ecco, è evidente che sotto questo aspetto le reti favoriscono proprio questo tipo di contatto, questo tipo di riconoscimento reciproco, nel senso che attraverso le reti si creano possibilità di impegni reciproci, di rapporti, di prese di decisioni che non necessariamente presuppongono appunto una comunanza completa di interessi o tratti distintivi comuni specifici.
Questo aspetto è particolarmente interessante perché ci propone una rivisitazione del concetto di comunità. Il concetto di comunità oggi si basa anche su quello che viene chiamato con un termine ad hoc, doppiamente ad hoc, adocrazia, cioè individui che si mettono insieme e si riconoscono ad hoc per determinati scopi e per una specifica attività, risolta la quale la comunità si può sciogliere o comunque può non avere nella vita dell'individuo quell'incidenza che avevano le comunità tradizionalmente intese. Cioè va riconosciuto anche il carattere di occasionalità della costituzione delle comunità. Ma questo carattere di occasionalità non incide e non sminuisce minimamente il valore delle comunità medesime che sorgono. Per cui, ad esempio, se noi guardiamo ai contesti di apprendimento, questo è un aspetto che riguarda proprio le nuove dimensioni dei processi di insegnamento-apprendimento, dobbiamo riconoscere che esiste ovviamente un apprendimento individuale, un apprendimento di gruppo, un apprendimento collettivo della classe intesa come entità collettiva, come comunità. Ma se noi, ad esempio, mettiamo in comunicazione reciproca attraverso le reti scuole o classi diverse che in qualche modo mettono in comune la loro attività soltanto in determinate circostanze e in determinate situazioni, lavorano insieme in determinate circostanze, magari ripetute anche periodicamente, è evidente che non abbiamo un soggetto collettivo, classicamente inteso, ma abbiamo un soggetto che è caratterizzato da forme di connessione, cioè di collaborazione periodica e occasionale, che si manifesta sul lavoro in comune per certi aspetti e per certi tratti, senza che questo comporti la formazione di un soggetto collettivo classicamente inteso. Per cui, diciamo, queste forme di apprendimento connettivo danno luogo ai nuovi media, agli artefatti digitali, agli ambienti in rete, alle nuove forme di comunità che, come abbiamo detto, caratterizzano il mondo giovanile, ma non soltanto questo.